Il film è uscito in 20 paesi in Africa e in aprile andremo, sarà per me l'ultima, diciamo, tappa, l'ultimo capitolo, andremo in Senegal a presentarlo e faremo un tour che parte da Dakar e poi andremo proprio con un caravan nei villaggi. Qui farete delle proiezioni con un camion, sì, come era l'origine del cinema, una volta, sì, l'origine del cinema. Come si faceva anche in Italia. Sì. Quindi sarà con loro, con gli attori, sarà. Poi il film, essendo appunto in Wolof, lo capisco, non ho bisogno di sottotitoli, eccetera. E mi hanno mandato qualche settimana fa un video di una proiezione in un cinema da Carra di studenti delle periferie di Dakar che non erano mai stati al cinema in vita loro, e mi hanno mandato un video della scena, mentre c'è la scena della donna che inizia a volare, che è un momento, diciamo, che ho sempre considerato un momento così poetico, onirico, ma anche abbastanza drammatico, perché è un momento, certo, perché poi si risveglia subito, e invece ridevano come pazzi. È stata una cosa bellissima, proprio delle risate e crepapelle, perché vedere la donna che vola per loro è qualcosa di magico, e la magia, certo, è qualcosa che ti dà comunque allegria. E questa secondo me è una delle cose meravigliose del cinema, insomma, che poi ognuno, a seconda del suo mondo, del suo vissuto, lo può interpretare come vuole, può vivere quell'emozione come sente. E a volte accade qualcosa di inaspettato, in questo caso. Io non mi sarei mai immaginato che ridessero così, vedendo la donna che vola, invece è una cosa bellissima. Ma lo era, ma è stato emozionante anche per tutti noi. Quel momento lì è emozionante anche per noi. Anche perché dura il giusto. Se durasse di più, non lo so, ha una durata perfetta. Beh, quello poi era, diciamo, momento che noi abbiamo scelto di raccontare per dare allo spettatore la possibilità di vivere dall'interno quelli che sono le ferite del personaggio, no? I traumi che lui si porterà per sempre, no? Perché lui in fondo è un romanzo di formazione, lui parte ragazzo e arriva uomo, e durante questo viaggio subisce dei traumi, delle ferite che lo segneranno per sempre. E per raccontare appunto quella parte sua più profonda, abbiamo cercato di raccontare questi abbiamo messo questi momenti, sia quello con la donna che vola che quello con la madre, no? Perché in fondo il rapporto con la madre è centrale in questa storia. Quindi l'idea di aver tradito la madre, e nel momento in cui sente che sta per morire, il desiderio di poter avere la possibilità di farsi perdonare dalla madre, era importante appunto per il personaggio. Quindi, diciamo, sono momenti così visionari, che però nascono dall'esigenza di raccontare il protagonista più in profondità. Sicuramente è il mio film più difficile, è un film complicatissimo da girare, con momenti anche di grande tensione, di pericolo, che poi è un film anche molto d'azione, quindi quando ci sono le scene con la Jeep, con quel ragazzo che cade, lì abbiamo rischiato, perché lo stunt era impazzito, andava a una velocità folle, non riuscivamo a fermarlo con le radio, e ha messo in pericolo la vita di tante persone, e ci sono stati altri momenti dove ci sono stati, rischiavamo di fare degli incidenti molto gravi, e dicevo prima, un film un po' magico, c'è sempre al momento di maggiore pericolo, poi accadeva sempre qualcosa che ci salvava. E quando fai un film così, anche i pericoli, le tensioni, le difficoltà, la stanchezza arricchiscono il film. Quindi anche le scene in mare, giravamo in mare su questo peschereccio,
tutti su questa barca che, insomma, diciamo che stava a galla per miracolo, e anche lì, insomma, ricorda, c'è stata durante la scena che avete visto della tensione quando iniziano a litigare, si è creata pure una rissa perché c'era uno che era attore veramente e un altro che non era attore, quindi l'attore veramente è andato da quello per fare la scena della lite, l'altro non ha capito che stava recitando, che era un cazzotto, e quindi è nata una rissa in mezzo al mare, io che cercavo di, insomma, diciamo che sono successe un po' di tutti i colori, però alla fine il film, appunto, era un film che è nato sotto una stella, insomma, buona. Ti ha chiesto anche Le Urne sulla Sabbia, perché tutti quanti ricordiamo David Lean, Lorenzo d'Arabia, che impazzivano per Le Urne sulla Sabbia, e sto problema così enorme. Oggi c'è un sistema più semplice, che col computer si cancella. Esatto.